Nella fotografia non viene svelata solo l'anima del soggetto riprodotto, qualunque esso sia, ma viene svelata anche l'anima di chi sta dietro l'obiettivo, il fotografo. La fotografia deve comunicare un'emozione intensa ed è per questo che la si può chiamare arte a tutti gli effetti. Di questo era convinto Carlo Alessandro Tonetti, che della passione per la fotografia ha riempito gran parte della sua vita, lasciando alla sua scomparsa lo scorso 28 agosto un immenso patrimonio documentario, patrimonio alla cui realizzazione ha contribuito con il suo sostegno costante anche la moglie Chloe, condividendo con lui questa passione. Io ero sempre insieme a lui a fare le fotografie. Non mi interessava se lui nella fotografia, per fare una fotografia, impiegasse un'ora. Facevo le mie cose, a volte lavoravo all'uncinetto, a volte leggevo, a volte guardavo anch'io il paesaggio e lo aspettavo, perché per me non era un peso. Nato a Cremona nel 1938, Carlo Alessandro Tonetti si diploma al liceo classico Manin e inizia a lavorare presso un istituto di credito. La sua passione per la fotografia nasce nel 1959, quando si avvicina al gruppo fotografico cremonese della ADAFA, divenendone socio. Inizia a partecipare a concorsi nazionali e internazionali e alle mostre collegate. Tra i tantissimi riconoscimenti, l'onorificenza di AFIAP della Federazione Internazionale di Berna nel 1963, ma sono davvero innumerevoli i riconoscimenti e le partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali. Instancabile la sua attività di ricerca, dalle stampe ottenute secondo antichi procedimenti e ricette ai non usuali viraggi, dalle prove con pellicole color print sviluppate come se fossero pellicole per diapositive a quelle rialogenate, oppure utilizzando pellicole montate sul rocchetto al contrario cosicché la luce che entrava attraverso l'otturatore non colpisse la zona sensibile ma il retro del supporto, producendo immagini che affascinano per i sorprendenti e surreali colori. Carlo Tonetti insieme a Pietro Teso di Pizzighettone fanno parte, insieme ad altri che l'elenco sarebbe molto lungo, dei fotografi che erano allievi del dottor Antonio Persico, diciamo uno dei capostipiti della fotografia cremonese, perché voglio ricordare che Cremona è stata e lo è ancora tuttora terra di grandi fotografi. Di Carlo quello che ricordo è la sua grandissima passione per la stampa. Grande fotografo, bravissimo nella ripresa, ma grandissimo appassionato della stampa, soprattutto della stampa in bianco e nero. Poi bravissimo stampatore a colori, bravissimo nel invertire le pellicole, quelle delle diapositive, ecco, tanto per intenderci, si chiamano invertibili. E lui aveva una perfezione, una scrupolosità nel lavoro grandissima. Questa è la corrida a cavallo, che è la corrida del Portogallo. Questo è salto d'ostacolo, è stata premiata questa foto. E questa è la cascina, che ormai non c'è più, di via Mantova. Che cosa vorrebbe che emergesse del lavoro, di questa passione di suo marito? Che cosa vorrebbe trasmettere e che ancora non si conosce? Lui non era un uomo di successo, perché lui si teneva in disparte, non voleva primeggiare, però era un grande. Mi ha insegnato tante cose, io ho imparato da lui. So distinguere, adesso, prima no, quando è una fotografia bella, quando è perfetta, quando non è sgranata. Sono tutte cose che lui mi ha insegnato, perché anch'io sono andata in camera oscura a vedere come lui lavorava. Davvero immenso il materiale lasciato da Carlo Alessandro Tonetti, che ora la moglie Chloe, supportata da alcuni soci del gruppo fotografico cremonese e amici del marito, sta cercando di riorganizzare e catalogare, con l'obiettivo, termine quanto mai appropriato, di dedicare a Carlo Alessandro Tonetti e alla sua passione una grande mostra la prossima primavera.